Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi i libri che ho acquistato nell'ultimo mese. Alcuni non sono stati acquisti, alcuni sono collaborazioni, poi c'è anche un regalo e quindi niente, volevo mostrarvi il tutto. Prima di partire con il video vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina, lasciare un like, un commento se questo genere di video vi piace. E, come al solito, giù nell'info box troverete tutti i link dei libri che vi cito, sono link affiliati. Questo per voi non comporta nessun sovrapprezzo, semplicemente Amazon mi dà una piccola percentuale del vostro ordine che io potrò poi investire per altri acquisti per questo canale. Detto questo, voglio partire con un libro che è stata una collaborazione. L'ho già letto e ve ne ho parlato nell'ultimo wrap-up del periodo, vi lascio il link di quel video. Sto parlando di The Life is Gone di Samuel Beconcini. Questo è un primo libro di una serie, un distopico, che a me è piaciuto tantissimo. Ci sono al suo interno alcuni refusi, ma comunque è stata una lettura molto scorrevole, molto piacevole. Sono curiosa di continuare con questa storia. Mi sono piaciuti i personaggi. Mi è piaciuta la scrittura molto scorrevole di quest'autore e quindi è assolutamente un libro che mi è piaciuto e che vi consiglio. Sempre un libro che ho letto e anche di questo vi ho parlato nel solito video wrap-up dell'altro, è L'anima della strega. Questo qua è il primo volume di una saga. Ogni libro però può essere letto da sé perché sono storie che si concludono, hanno una fine. L'unica cosa che hanno in comune i vari libri della saga sono appunto i personaggi. Questo primo volume mi è piaciuto. È più che un fantasy, lo definirei un romance con una piccola sfumatura di fantasy. La nostra protagonista, infatti, è una strega. Mi è piaciuto. È un libro molto leggero che vi consiglio se state cercando letture poco impegnative, se siete amanti dei fantasy, ma più che altro dei romance. Io questo lo consiglio, ad esempio, anche a chi non legge di solito fantasy, perché il tema principale di questo libro non è la magia. E sempre di questa saga ho preso anche il secondo volume, che è Lo spirito della strega, che ancora però non ho letto, e il terzo volume, che è Il cuore della strega. Quindi spero di poterli leggere il prima possibile, comunque poi tanto ve ne parlo su questo canale. Poi, altra collaborazione è stata questo, Soleil Blu, L'isola del segreto, è il primo volume di una trilogia. L'autrice, non provo neanche a pronunciarla, comunque è stata gentilissima, mi ha mandato la copia che ho già letto, però ancora non ve ne ho parlato, ve ne parlerò nel wrap-up di giugno. Ho fatto però una recensione su Instagram, se siete curiosi di leggerla trovate il mio profilo Instagram giù nell'info box. Comunque è un romanzo di avventura dove i protagonisti sono i pirati. Abbiamo un viaggio oltre i confini del mondo, attraverso i mari, abbiamo delle maledizioni, le sirene. È appunto un romanzo di avventura che mi è piaciuto e che anche questo vi consiglio. È stata una piacevole lettura, spero che esca presto il seguito di questo romanzo. Poi, qualche tempo fa è venuta qua a trovarmi Giulia del canale Hina Yoshimoto e mi ha regalato un libro che io volevo da tempo, l'avevo inserito nella mia wishlist di Amazon, anche quella la trovate giù nell'info box, e lei appunto ha spulciato la lista e mi ha fatto questo regalo graditissimo. Mi ha regalato l'Eneide di Didone di Marilou Olivia. A parte la copertina è bellissima e non vedo l'ora di leggerlo. Non ne avevo sentito parlare molto bene, quindi vorrei leggerlo il prima possibile, appena smaltisco delle collaborazioni. Poi è arrivato finalmente il libro Incatenata agli occhi tuoi di Rosa Davis. Questo era stato un
una collaborazione, io avevo letto il suo libro in ebook, mi era piaciuto tantissimo e quindi ho acquistato poi il libro cartaceo che verrà ristampato con un nuovo formato che sarà lo stesso formato del libro Il giuramento dell'imperatore di Alexander Ackerman. Mi ha fatto anche la dedica e vi ho parlato nello specifico di questo libro in un video apposta, quindi vi lascio il link di quel video. Comunque è un libro che io ho apprezzato tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, è un dark fantasy. Sempre un libro che ho acquistato, che ho già letto e che vi ho parlato nel video insieme a questo qua, è The Guardians, La chiave di Aramis. Anche questo è il primo volume di una trilogia, mi sembra una trilogia di LMP, un libro che mi è piaciuto molto e che può essere considerato è un autoconclusivo, anche se fa parte di una trilogia. È un libro, una storia molto bella, ma anche il libro in sé è molto bello perché all'interno abbiamo molte illustrazioni, sia a colori come questa, sia in bianco e nero. E non mi soffermo di più perché anche di questo ne ho parlato abbondantemente in un video e quindi vado avanti. Ho acquistato poi dei libri di autori emergenti che mi incuriosivano tantissimo e che vorrei leggere il più presto possibile. Allora, intanto ho acquistato Dark Academy di Sabrina Guaragno, che è questo qua. È un libro che mi ha ispirato molto la storia, mi è piaciuto anche proprio com'è fatto, com'è la copertina del libro, il fatto che ci sono delle illustrazioni alla fine e quindi niente, ho voluto prenderlo. Ogni capitolo inizia in questo modo e vi farò sapere presto, spero, cosa ne penso di questo libro. Altro libro di un'autrice emergente che ho acquistato, che seguo su Instagram, è Antea di Rebecca Mazzarella. Di questa autrice io in realtà vorrei acquistare anche un altro libro che è Dorian, però intanto ho preso questo, anche questo un fantasy, sapete che comunque il mio genere preferito è il fantasy e quindi ho voluto acquistare questo che è un autoconclusivo e anche di questo vi farò sapere. Poi altro libro acquistato, questo è di Samantha Grandotti, è Storie della cacciatrice I senza luna. Questo è edito da Bookabook e è il primo, credo, di una trilogia. Il secondo volume penso che uscirà a breve, credo. Comunque è un librino abbastanza piccolo, di questo ne ho sentito parlare benissimo da tutti e quindi ho voluto prenderlo sperando poi di poter leggere anche questo il prima possibile. Sto dando ovviamente priorità alle collaborazioni, quindi sono un po' rimasta indietro con i libri che ho acquistato. Poi c'è stata anzi no, vi parlo prima di questo. Altro libro acquistato sempre di un'autrice emergente, è il primo libro di una trilogia ed è Fenix e la chiave di Tuta, la gemma di Osiris. Questo, anche questo edito Bookabook, è il primo di una trilogia, ho acquistato anche il secondo che però deve ancora arrivarmi e niente, il terzo uscirà credo a fine anno, anche di questo ne ho sentito parlare bene, anche questo è un fantasy e niente, ho voluto prenderlo perché ce l'avevo in wishlist da tanto, abbiamo anche una mappa all'inizio del libro e niente, vi farò sapere anche di questo che cosa ne penso. Poi c'è stata la fiera dell'editoria qua da me nella mia città e quindi sono andata e ho acquistato alcune cosine. Allora, intanto di Blueberry Edizioni ho acquistato Cercasi lieto fine. Questo qua è un libro che occhiavo da un po' attirata dalla copertina, un po' anche dalla trama. È un libro secondo me molto carino, almeno la trama è molto carina, spero sia così anche il libro e quindi ho voluto acquistarlo. In questo caso si sta parlando di un romance e niente, vi farò sapere presto. Comunque anche di questo ho letto varie recensioni positive. Poi ho acquistato questo libro che in realtà non conoscevo, sono stata fermata allo stand dove mi hanno fatto pescare un assaggio di un libro e poi si sono questi signori di questo stand si sono messi a parlare dei loro libri e alla fine ho acquistato questo che si intitola La libertà delle foglie morte, è una terza edizione.
Questo qua, qui siamo nella Berlino degli anni 30 e qua si sta parlando di ebrei, insomma la storia più o meno è questa, spero che sia un bel libro, la storia mi intrigava e quindi l'ho preso un po' a scatola chiusa. Altro libro preso un po' a scatola chiusa è questo qua, che è L'altro quando. Questo qua è un distopico. Siamo nell'anno 2045, il mondo è governato dalla Germania e il nazismo ha vinto la guerra, la seconda guerra mondiale, e però poi c'è tutta una parte appunto di fantascienza, distopia, quindi mi sembrava interessante, ho voluto prenderlo, anche qua ho la firma dell'autore e niente, quando lo leggerò ve ne parlerò. Ultimo libro preso alla fiera è L'altra anima della città di Francesca Cappelli. Questo qua è edito Nati per scrivere e lo occhiavo da tantissimo. Volevo acquistarlo, stavo per acquistarlo su internet, poi ho visto che Nati per scrivere sarebbe stato presente alla fiera e quindi ho chiesto se ci sarebbe stata anche l'autrice. Mi hanno detto di sì, quindi sono andata ad acquistarlo in fiera quando c'era l'autrice per farmi poi appunto autografare il libro e niente, questo aveva una storia che mi incuriosiva molto, ne ho sentito parlare bene e quindi spero anche questo di leggerlo il prima possibile. In ogni caso, ovviamente poi vi terrò aggiornati. Ultimi due acquisti sono stati invece in edicola con la collana I maestri del fantastico, non mi ricordo mai come si chiama questa collana. Comunque, ho preso due libri che erano gli ultimi due che volevo, poi non ne prenderò più di queste collana e ho preso L'ultimo uomo che mi ispirava molto, non pensavo fosse così grande come libro, comunque era aveva una trama che mi incuriosiva e quindi alla fine ho voluto prenderlo e poi ho preso questo qua che è La peste scarlatta, anche questo mai letto, mi ispirava, l'ho preso, questo ho ancora il cellophane, non ce l'ho tolto, spero non vi accechi e comunque anche di questi ve ne parlerò presto. Bene, quindi questi sono stati tutti i libri che ho acquistato, che ho ricevuto nell'ultimo mese e mezzo più o meno. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di questi libri o se avete qualche consiglio da darmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!